Ragazzi, ebbene sì, hanno fatto un cartone su di me e Jenny. Oltre dopo il fumetto, famosissimo fumetto di successo di quest'anno, che potete andare a comprare in tutte le librerie, nel link in descrizione, nei commenti su Amazon. E potete chiederlo a Barbola da 3, che ne ha un sacco. Proprio potete scrivetelo alla letterina. E c'è finalmente il mio cartone. E a destra vedete anche Jenny. Jenny, sei pronta a vedere il nostro cartone? Assolutamente sì, non vedo l'ora. Perfetto. Allora, noi iniziamo senza perdere tempo. Mi raccomando, vogliamo un sacco di mi piace se volete altri video con le webcam con me e Jenny. E iniziamo subito col primo. Sei pronta? Ok, vai. Ci sono due devo scuole. Devo inchiodare queste, mi aiuti? Ah, hai capito Jenny, perché lui è la scuola martello. Quindi siccome la tua faccia da scemo, esatto, martella le cose. Funziona a martello. Ma non fa male con la testa martellare le cose di testa. Non lo so, guarda, comunque andiamo avanti, vediamo. Come mai non ti viene mai la febbre? Perché sono l'asintomatico. Oddio, non me l'aspettavo. È perché è un asino. E sapete un'altra persona che somiglia a un asino? Robin. No, Jenny, stavo dicendo il tuo nome. Non me lo puoi rovinare in questo modo, ok? Sei tu l'asino qui. Hashtag nei commenti Jenny asina. Allora tu sei la gallina. No. Sì. Bau, bau, bau. Ecco. Ma dov'era il mio baule. Il baule. Oddio mio. Devo comprarmi un baule adesso. Beh, voglio un cane, ma altro che cani. Voglio un baule. Sono, contengono pure le cose meglio di un cane. Fa pure bau, cioè assurdo. Basta, mi sono stufato. Ma vabbè, questa è troppo classica, pasta. Perché hai tutti quei grufoli? Perché sono Winnie the Pooh. No, che schifo, Winnie the Pooh. Ciao Kiwi, hai visto la mia ragazza? Arrivi. Ok, sono okay, io, perché devo farmi la ceretta. Da. Ok, capito che noi ragazze siamo un po' veloci d'inverno. È vero, okay. Questa sono io con il mio fidanzato quando d'inverno. Jenny, ma sei una scimmia. Da asino a scimmia è un secondo. Come mai siamo venuti in montagna vestiti da re? Per fare trekking. Ah, per fare stretching, per capito fare già? Trekking, mamma è quando mia. Ti arrampichi. Traducimi, capire le donne. Mission Impossible. Vabbè, classicissima. Chi capisce le donne? Nemmeno io mi capisco a volte mentre io parlo. Io mi capisco, ma non capisco te. Nessuno capisce le donne. Perché hai quel martello? Sono un tortellino. Tortellino, tortellino. Questa è bellina, questa è bellissima. Perché non hai più i capelli? Mi sono rapata. Rapata. Perché si è rasata, oh, perché la rapa, quindi rapata. Posso sedermi qui? No, perché non è tuo. E di chi è? È divano. È divano! Perché divano è un nome epico! Ok, ogni volta che qualcuno mi dirà Jenny che io sono fidanzata, io dirò che sono fidanzata di con divano. Ivano ha tutti i divani del mondo, comunque. Esatto. In matematica sono una capra. Anche io ho le mie lagune. Beh, vabbè! Se vuole adesso mangiare la mia cavalla è incinta. Ora corre più veloce. Come mai? Perché ha il doppio dei cavalli. Hai il doppio no! dei cavalli! Perché le macchine funzionano con i cavalli? Questo è perché più cavalli hai in una macchina, più la macchina è veloce. Questa è bellissima, veramente. Complimenti, bellissima. Hai visto Mario lo zombie? Mario lo zombie? No, è da un po' che non si fa vivo. Oh, è da un po' che non si fa vivo. Sto andando in vacanza. Ci sono io! Dove? Viaggiaro! Portogallo. Quella è la tua faccia. Vedi la mia faccia. Quella è la tua faccia. Perché vai sempre in chiesa? Faccio il chicchirichetto. Il chicchirichetto! Il chicchirichetto! Allora, chi non ha fatto il chicchirichetto? Io da piccola facevo il chicchirichetto. Tu l'hai fatto, Jenny? No, ma mi sarebbe piaciuto. Avrei detto anche io quella battuta. Chicchirichetto! Dai! Ti farebbe bene fare un po' di sport. Ma lo dice sempre i conigli mia mamma. Saltano e vivono 8 anni. I cani corrono e vivono 15 anni. Ok. Le tartarughe non fanno un cavolo tutto il giorno e vivono 150 anni. Oh, okay. Ma è bellissimo! Il concetto è vero. Quanto sarebbe bello essere una tartaruga. Come mai sei giù di morale? Oh mio Dio. Perché non ne faccio una dritta. Povera banana, che storta. Mi sono ustionato con l'olio. Oddio, hai sofferto? Volte. No, ho soffritto. Ho soffritto. Oddio mio, questa era se la strega carina. Di Biancaneve fosse un maiale. No, è Peppa! Di Biancaneve pure. Se la strega di Biancaneve fosse un maiale, vediamo. Spec, spec delle mie brani. Spec, spec. Mi daresti il tuo numero di telefono? No, per favore, ne ho bisogno. Che cosa hai bisogno? Io neanche ti conosco. Infatti. Allora come faccio a farle la ricarica? Ma effettivamente. Wow, allora gli angeli esistono. No, perché? Che
questo carino. Mi fa un po' tenerezza, devo dire. Ok. Come vai a scuola? Con i in piedi. Autobus. Ah, ah, okay. Auto, con i piedi troppo lontano. Ah, perché la domanda era come vai a scuola con i voti. Eh sì. Beh, no, io dovevo rispondere voglio a questo. Voglio restituire questo prodotto. Perché? È un cesso. Perché voglio esercitare il mio diritto di recesso. Di recesso. Chi ha fatto fuori Kenny? Ratorix, Kirby coi piedi o Robby? Abbiamo un indovinello. Ok, Jenny, dobbiamo scoprire in questo cartone chi ha ucciso Kenny. Kirby con i piedi, Ratorix oppure la fantastica Robby. Guardati bene tutti qua insieme. E allora, ascoltiamo cosa dice Ratorix. Ratorix dice: stavo dormendo. Cucinavo dei spaghetti da sogno. Ok, vediamo. Ok, tutti mi sembrano abbastanza innocenti, tranne Kirby con i piedi. Ok, Kirby con i piedi saranno i piedi, ma non mi fido. Ok, allora, io sto facendo gli spaghetti e effettivamente sono sporca di sugo. È ok, vero, sulla faccia di lui c'è una spada con il sangue. Ok, c'è un bigliettino con scritto mondo dei sogni. Ok, Kirby? Se non sbaglio, Kirby sta nel mondo dei sogni, giusto? Ma Kirby ha un pennello e ha detto che stava dipingendo. E ha un pennello arancione. E la scritta mondo dei sogni, se non sbaglio, è arancione, non rossa. No, questo mi sembra che sia rossa. Però sul pennello devo dirti una cosa, Jenny. Il pennello perché non è sporco ed è sporco lui di rosso? Vero, vero, ottimo, ottimo, ottimo. Ok, quindi Kirby ha ammazzato il signore Kirby con i piedi. Esatto. L'ha preso con i piedi, l'ha strangolato con i piedi. Con la puzza. Quindi, Jenny, siamo tutti d'accordo che siamo Kirby, ma ditemi nei commenti se voi ovviamente pensate che sia stato un altro. Ho un altro indizio. Che cosa? Guarda che cos'è il morto nella mano. Che cos'è? È un'unghia di Kirby coi piedi. Che schifo! Che schifo! Non lo volevo sapere. Va bene, passiamo al secondo cartone. Quindi iniziamo subito, dai. Dai, pesca. Vai. Dai, pesca. Oddio mio. Ti giuro, non sto ridendo per finta. Vi ha fatto rimanere malissimo perché lei è una pesca. Oh mio Dio. Ho risparmiato un sacco di soldi al Black Friday. E io non ho comprato grandi, nulla. Cosa hai acquistato? Io ho comprato un niente sacco di giochi. Niente. Niente. Giusto. Grazie che ha risparmiato. Certo che ha risparmiato. Così si comporta il Black Friday. Non si compra niente. Ed è tutto molto risparmiato. Mi porti qualcosa che non ho mai provato prima. Ok, okay. Porti qualcosa che non hai mai portato prima. Poco dopo. Ecco la sua gioia. Ma la porti anche me, cameriere? Mamma, mi dai 200 euro per prendere le scarpe firmate? 200 perché euro? Perché sei così fissato per la moda? E infatti? Perché sono Moschino. Ah, è una marca Moschino. Giorno normale. 999 mamma euro. Mamma mia. È troppo infatti caro. Ma scusa, ma tutto Black Friday. 50% di sconto. È vero. Lo compro. È vero, perché è Black Friday, che effettivamente è questo... questa, come si dice, festa, ok? Che fanno, aumentano e diminuiscono i prezzi. Ci fanno un prezzo più grande e fanno finta che è scontato. Ragazzi, è ho letteralmente alzato il foglietto di uno sconto e c'era lo stesso prezzo sotto. È vergognoso. Perché sei sempre ubriaco? Perché sono un coccobrillo. Un coccobrillo è bellissimo. Hai visto delle belle ragazze in Lombardia? Lombardia? Sì, erano Monza Fiato. Erano Monza Fiato. Va bene, sto male. Aiuto, il mio amico è deceduto. Oh cavolo. Stia calmo. Allora, prima di tutto si assicuri che sia realmente deceduto. Infatti. No. Ok, e adesso? Ma no, ma non in questo senso, amico. Poverino. Lei che sta sudando. Muoviti, sei in ritardo. Sta arrivando lo squalobus. Lo squalobus. Cosa fa? Okay. Un postino sui social? Boh. Posta. Posta. Posta i post, giusto. Bellissimo. Perché la tua fidanzata è arrabbiata? Le ho finito tutto l'olio di Olivia. Ah, perché l'olio la fidanzata si chiama Olivia. Papà, perché non posso dire bugie? Perché buon sangue non mente. Giusto, giusto. Percy Jackson. Poi l'hai ritrovato? Questo era un classico. Questo che era fate? Bellissimo. Che folletti. Vabbè. Ma qua uno peggio dell'altro. Questo lavoro notturno non ci fa riposare. Hai ragione. Guarda quanto siamo pallidi. Pallidi. Il mio sogno è guadagnare 100.000 euro al mese. Magari. Cavolo, tuo padre guadagna padre così tanto? No, è anche il suo sogno. Beh, giustamente. Posso aggiungermi, è mi anche il mio questo sogno. Mi tieni questo? Tienimelo. Ok. Ok. Ma scusami, non reggo l'alcol. Ma dai!
Ma poverina, ma guarda la sua faccia! Ma poverina! Guardala, che non può più bere per colpa tua, che sei uno scemo che non gli tieni l'alcol! Oh mio Dio, è terribile. C'è qualcosa che non va? Ho la sensazione che la mia vita sia appesa a un filo. Lo è! Appesa a un filo. Nei prossimi giorni vi, vi dico una cosa: Jenny li uccide tutti. Jenny non ha pietà contro i ragni, ok? È lei. Quel ragno sta male perché la sua vita è appesa da un filo. E se c'è Jenny, muore. Sparisce. No, era cattivi, da cattivi. Devo studiare molto per prepararmi alle verifiche. A che punto sei? Alla terza puntata di Squid Game. Ma no, ma scusa! Ma devi studiare, ma che puntata è puntata di Squid Game! Tra cui oggi è uscito un video. Anzi, no, ieri è uscito un video di Squid Game, quindi andate a vedere. Dove venne firmato il trattato del 1919? Chi se lo ricorda? Il foglio? Giusto! È giusto! Come si firma sempre, certo. È giusto! Cioè, guarda, siamo troppo carini e tu sei uguale! Oh mio Dio! Ok, chi ha fatto fuori Kenny? Jenny oppure Robby? Iniziano i discorsi nei commenti. Adesso, vediamo un po' con gli indizi. È stata Robby, io stavo giocando a Clash Royale. Allora, sempre, classica frase io di Jenny. Io stavo giocando a Clash Royale, oltretutto ci gioco davvero. Davvero, ecco, ogni volta gli chiedo qualcosa, sto giocando a Clash Royale. E poi, tipo, già che inizia con è stata Robby, per lei è sempre colpa mia, ok, va bene. Non è vero, e poi io stavo giocando a Roblox. Esatto, io stavo giocando a Roblox in quel momento, te lo posso assicurare, ok? Vediamo chi ha ucciso Kenny. Allora, ci sono un sacco di indigiri. Sì, siamo un po' troppi indizi. Sì, esatto. Allora, cominciamo dal fatto che a terra c'è scritto Polar Bear. Ok, quindi si può pensare che è stata colpa mia, giusto? Esatto, ma ho un problema. In mano il pennarello rosso, quindi. Ok, cosa ancora più, diciamo, incriminante. Tu sulla schiena hai una spada e l'altra manca, che è proprio quella che è infilzata. L'ho usata per tagliare la fettina. Cosa? Che fettina di cosa? Di prosciutto? È proprio Kenny. Ok, ascoltami. Ok, quindi la spada è dentro Kenny. Ok, un'altra cosa, non so se tu te ne sei accorta, ma la tua corona è rotta. Ok? La mia corona, è vero? No! La cosa peggiore è che il pezzo di corona che manca è in mezzo alle gambe di Kenny. Jenny. Maia, è incriminante, ragazzi. Molto incriminante. Jenny, però tu, che cosa hai da mia dire? Difesa? Sì. Sei arrabbiata. Chiaramente arrabbiata. Certo, mi stai incolpando. Che cosa dovrei dirti? Brava sei Jenny. Sono curiosa. No, guarda, guarda. Per me è stata Jenny. Non so se Jenny vuole che insiste che sono stata io oppure ragazzi, mi dà ragione. Ragazzi, aiutatemi a scagionarmi. Trovate qualche indizio che vada contro di Robby, per favore. E invece chi è team Robby? Cercate tutti gli indizi e diteli nei commenti per confermare, ovviamente, che non sono stata io. Perché io sono innocente, a differenza tua. Sono un angioletto, mi ci puoi mettere la coroncina a me addosso se vuoi. Beh, almeno io la corona, anche se rotta, ce l'ho comunque. Che vorresti dire? Che io non ce l'ho? Beh, non la vedo. Jenny, come ti permetti?